eccola, eccola! Devo vedermi con Andrea, un ragazzo iscritto al canale. È da tanto che ci scriviamo sia su Instagram che su WhatsApp, ma non abbiamo mai avuto l'occasione di pescare assieme. Oggi finalmente siamo riusciti ad organizzarci per una battuta di pesca bolognese. Andrea, io ci sono, dove sei? Sono parcheggiato qui in doppia fila. Oh, che bella! Noi ci conosciamo da vicino. Carichiamo il panchetto. Là dietro il panchetto ci sta, sicuro. Ci sta? Ragazzi, siamo arrivati sullo spot, oggi pescata un po' diversa dal solito, sarà sempre bolognese e bigattino, ma su fondali importanti, siamo sui 7-8 metri in passata col bigattino. Sì, lì stai toccando. Sì, no, prima andava forte, ha rallentato parecchio. Non è facile trovare la linea di passata giusta, eh? Ragazzi, stamattina avevamo molta corrente superficiale che spingeva verso fuori, mentre la corrente in fondo era molto molto più lenta. Ho dovuto rifare la montatura perché ho intrecciato sul lancio. Questa volta l'ho fatta molto più stretta rispetto a prima, con una torpilla a far da bulk a stringersi sui pallini. Su una scalata di circa 50 cm, prima era molto molto più aperto, però abbiamo visto che la corrente adesso è tornata a tirar parecchio e quindi ho preferito stringere. Grande Andre! Grande Andre, ragazzi, spigola in canna forse. Non è neanche brutto. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 sotto, sotto. Eccola qua, sì, grande Andre. Bella spigola. Grazie. Ragazzi, bellissima spigola presa da Andrea col bigattino, appoggiandosi un po' sul fondo. Non appena la corrente è andata a calmarsi, botta in canna e spigola guadino. Fantastica. Però solo una mangiata e basta. Adesso spinge troppo su. Spinge male. Chiudiamo, va. Tutta la giornata così. Non ne avevamo voglia. Siamo di ritorno verso casa. La pescata però non è andata benissimo. Pochissime mangiate, forse una sola, e Andrea l'ha afferrata. Purtroppo il giro di correnti era molto strano oggi, si pescava molto male, pescata abbastanza difficile, però tutto sommato un aguadino l'ha portata. Stiamo pensando di riproporci una pescata insieme, perché Andrea è un bravissimo pescatore, conosciuto tra l'altro grazie al canale. Mi fa sempre piacere pescare insieme a voi e devo dire che anche oggi mi sono divertito pur non avendo preso niente, quindi alla prossima pescata di sicuro qualcosina speriamo di farla uscire. Uscita in foce oggi alla ricerca della spigola, sono con zio e con Pietro, stiamo andando al negozio a prendere l'esca. Ci siamo fermati un attimo al negozio a reperire l'esca, abbiamo preso gambero vivo e coreano rosso, adesso tiriamo dritto verso lo spot. Siamo arrivati sullo spot, non ci aspettavamo queste condizioni, mare mosso sì, ma vento così forte no. In teoria le previsioni però, ho visto adesso, dovrebbe andare a calare nel giro di un paio d'ore, speriamo, perché la situazione inizia ad essere complicata. Pescheremo ovviamente con grammature molto più pesanti, gambero e coreano alternati in pesca. Zio, visto adesso che ha iniziato a pescare col coreano, Pietro invece lo vedo a spinning, ha portato qualche artificiale per ingannare qualche serra o qualche spigola. Io mi metterò subito col gambero, 016 a terminale, e amo del numero 8. Soffia, soffia! Speriamo vada a calare un po', perché soffia davvero tantissimo. Cerchiamo uno scoglio per non scivolare. Sto lanciando dritto per dritto, poi c'è la corrente che mi porta il galleggiante verso sinistra, quindi sto facendo fare una sorta di passata proprio sotto gli scogli, perché col vento di faccia sarebbe impossibile lanciare più lontano e tenere il galleggiante più lontano. Ragazzi, ormai la prima parte della mattinata è andata, purtroppo non abbiamo visto nulla se non una sola mangiata che ha avuto zio, ma purtroppo era distratto e quindi ha afferrato in ritardo e il pesce era già andato via. Speravo calmasse un po' il vento, ma non accenna a diminuire.
Adesso mi fermo un attimo, faccio una pausa, mangio e poi riprendo a pescare. Io ho preso, Pietro, prendi il guaino, Pietro! Preso? Salatina piccolina, piccola piccola ragazzi, la rilasciamo. Niente, il gambero non lo mangiano, quindi voglio provare a passare col coreano, visto che zio comunque le uniche tocche che ha visto le ha viste sul coreano. Eccolo, 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 eccolo! Aspetta. Ah, un cefalo. Sembrano comunque essersi attivati ora i pesci. Prima l'orata di zio, adesso questo cefalo. Stiamo sperando però nella spigola. Visto che il vento sta andando a diminuire, voglio provare a spostarmi verso l'interno della foce a cercare qualche spigola. Adesso si pesca molto meglio rispetto a stamattina. Ragazzi, un altro pesce per zio. Arrivo! Vai adesso, vai adesso. Vai adesso. Ah! C'è. Stanno iniziando ad entrare le orate allora, dai. Un po' più bellino rispetto all'altro. Pure ragazzi, io una speranza al gambero gliela voglio dare, perché secondo me è un'esca micidiale. Siamo entrati anche nel picco di alta marea, quindi condizione perfetta per insidiare la spigola. Infatti adesso la corrente si è fermata, mancano solo le spigole. C'è! Grande Pietro! Aspetta che prendo il guadino! Stai lì, non lo perdere, non lo perdere. Sei col gambero o col coreano? Coreano. Tienilo lì, tienilo lì. Bella, è una spigola bellissima. Devo stare attento a non scivolare. C'è, sì! Grande Pietro! Lo sapevo io che ci dovevo spostare dentro. Devo stare attento solo a non scivolare. Dai filo, dammi filo. Grande Pit! Grande! Bravo! Mi sono spostato io verso la foce, Pietro mi ha seguito, si è messo un po' più a valle e lui ha colpito col coreano. Io ho insistito un attimo col gambero, ma non c'è stato niente da fare. Il gambero oggi non ne vogliono sapere, il coreano ha colpito. Botta in canna per Pietro e pesce portato a guenino. Oh, mangiano col coreano, non col gambero. Mi sa che ha avuto una mangiata. Sbagliata, ha mangiato, coreano a metà. Eccola, ragazzi, ce l'ho, è una spigola, sta andando sotto gli scogli, è lei. È lei. Eccola! È piccola però, mamma mia. Sì, questa è da rilascio obbligatorio. Eccola qui, è arrivata, però purtroppo non è della taglia che volevo, è ancora maculata come potete vedere. Però insomma, tutto sommato la giornata si è aggiustata. Siamo partiti con un vento fortissimo, come avete visto. E adesso, come è calato il vento, ci siamo messi nella parte interna, come vi ho detto, e ha iniziato a mangiare le spigole. La piccolina, ragazzi, la rilasciamo. Vai. E dopo il rilascio della spigola sono seguiti altri due pesci, due cefali presi, uno da zio e l'altro da Pietro, che ha fatto una bellissima pescata. Ho sbagliato forse di insistere troppo col gambero, ma mi aspettavo qualcosa di più. Il coreano comunque ha funzionato benissimo ed è stata un po' l'esca principe di questa giornata. Mi avete chiesto tantissime volte, sia su Instagram che qui su YouTube, la descrizione nei video della montatura. Di solito è una cosa che non faccio per una questione soggettiva, perché le stesse condizioni che posso trovare io si possono trovare in altri spot, ma magari la stessa montatura non funziona e quindi non voglio che passi per la montatura perfetta. Ho capito però che è una cosa che interessa molti e quindi mano a mano che farò video ve la mostrerò.
In questo caso particolare una montatura già utilizzata e forse che vi ho fatto già vedere, la classica piombatura raccolta verso il basso utilizzando il gambero vivo e il coreano. Avevo una torpille di 3 grammi con ulteriori palline da arrivare circa 4 grammi e mezzo per tarare un galleggiante da 5 grammi. Questo perché avevo mare mosso e quindi volevo evitare false affondate e in più perché comunque il coreano e il gambero vivo hanno un peso specifico non indifferente. Io comunque vi invito ad iscrivervi sul mio canale per continuare a seguire le mie avventure di pesca. Mi potete seguire anche su Instagram. Se avete delle domande, commentate qui sotto e noi ci vediamo qui su YouTube col prossimo video. Ciao ragazzi! Questa è grossa. Stavolta non la devo perdere. Guarda la frizione!